questa conferenza, magari avrò un attimo più di ripensamenti sul fare il bagno. Perché ho scelto di parlarvi in particolare di yokai dell'acqua? Perché l'acqua in Giappone ha un'importanza molto, molto fondamentale, molto radicata nella stessa cultura. Il Giappone innanzitutto, come sapete, è un arcipelago, quindi si trova in mezzo al mare, è composto di isole, molti villaggi hanno vissuto e vivono tuttora del loro pescato, quindi il mare per loro è proprio fonte di sostentamento, molto importante. Oltre ad essere una fonte di sostentamento, quindi un elemento positivo, è anche un elemento che però cela dei pericoli. Non per niente una delle opere, forse la più famosa opera giapponese nell'arte giapponese è l'Onda di Yokusai, proprio perché appunto rappresenta uno tsunami, dato che il villaggio delle coste in un paese come il Giappone, che è soggetto a molti terremoti, purtroppo devono subire anche questi disastri. Quindi doppia valenza sia a livello proprio fisico, quindi proprio nella vita di tutti i giorni, sia a livello spirituale, perché l'acqua per i giapponesi ha un importantissimo valore anche a livello culturale e religioso. L'acqua per i giapponesi è un passaggio tra un mondo e un altro. Molti spettri, molti yurei delle leggende giapponesi, infatti, si dice escano proprio dall'acqua, che sia dal mare, che sia da fiumi, da laghi, da pozzi, proprio perché questa viene vista come una specie di specchio che porta tra la nostra dimensione e una dimensione che c'è oltre, che non per forza è quello che noi in Occidente concepiamo come l'oltretomba, ma anche molto semplicemente una dimensione dove vive qualunque cosa che non sia terrena, quindi di conseguenza anche le divinità. Quindi appunto valore folcloristico laddove viene vista come passaggio per gli spiriti, valore religioso dove viene vista come passaggio per quello che è il mondo degli dei. Non so, molti di voi avranno visto sicuramente diverse volte in Giappone il famoso Tori, l'arco nell'acqua di Miyajima, l'isola vicino a Hiroshima, è stato messo lì proprio perché il mare, l'acqua, è un passaggio verso il mondo delle divinità, quindi un Tori, che già di per sé è un passaggio verso la divinità, viene tra virgolette potenziato dalla presenza dell'acqua nei suoi intorni. E come vi dicevo, però, appunto, l'acqua nelle leggende giapponesi vede anche molti pericoli. Tra tanti, ad esempio, vi cito i funayurei, che è un tipo di yokai, proprio di yurei, di spirito vendicativo molto particolare, che per i giapponesi deriva dalla morte violenta di marinai in mare aperto, che quindi si sono trasformati in spiriti e continuano a navigare cercando appunto di ampliare la loro flotta. E infatti spesso si dice che questi esseri compaiono la notte, ovviamente, quando il mare è particolarmente mosso, inizialmente come una leggera nebbia all'orizzonte, che poi man mano avvicinandosi all'imbarcazione rivela delle luci che si tramutano in vere e proprie imbarcazioni, su cui appunto navigano questi spiriti, questi spettri di marinai caduti. L'obiettivo, come vi dicevo, di funayurei è quello di portare a sé sempre più marinai, ampliare la loro ciurma. Quindi utilizzeranno dei cucchiai di legno per riempire la barca di acqua, farla affondare e di conseguenza appunto ottenere più spiriti da portare in giro con sé per continuare questa loro avventura. Se il mare mosso già è un problema di per sé, perché comunque i pescatori giapponesi, non so se avete visto dalle immagini, andavano in giro con le zampe, le canoe, non è che fossero il massimo della sicurezza, quindi se già il mare mosso di per sé era un problema, ecco che sempre per le leggende anche il mare calmo all'improvviso diventa un problema, perché mentre il mare mosso è indice della presenza di possibili specchi, possibili funayurei, il mare calmo invece indica la presenza di un'altra creatura, una creatura che chiunque soffra di talassofobia, la paura degli abissi, probabilmente potrebbe temere parecchio, ovvero l'umibozo. L'umibozo è una creatura enorme, viene descritta come alta più di 10 metri, che quando il mare è calmo esce dall'acqua con questa sua pelle nera come un inchiostro per affondare a sua volta le navi. In poche parole, tutti gli spiriti del mare in qualche modo cercheranno di affondare la nave che gli capita a Dio. Questi esseri giganteschi, si dice appunto che abbiano pelle nera, una testa completamente pelata e
da qui il nome Unibonzu, ovvero monaco del mare, è l'unico collegamento poi effettivamente con i monaci che abbiano, quindi non avere i capelli, e due occhi dorati molto, molto, molto grandi. Una visione sicuramente molto inquietante nel fino della notte in mezzo a un mare completamente tranquillo. Come i Funayure, per questo sono collegati a loro, gli Unibonzu proveranno ad affondare la nave, però utilizzando dei barili, cioè dove sono molto più grandi, mentre si leggono un cucchiaio, non è, diciamo, la cosa più pratica del mondo. Di conseguenza, il metodo, diciamo, per sfuggire a Unibonzu è quello di regalargli un barile bucato che quindi non possa raccogliere acqua, e questo appunto nel cercare di riempire la nave non ci riuscirà e darà il tempo ai marinai di fuggire. Come molte leggende giapponesi, anche questa ha un fondamento di realtà, non nel senso che nel mare giapponese ci sono uomini di 10 metri che proveranno ad affondarli, ma nel senso che ci sono dei fenomeni che hanno dato origine a questa leggenda, perché moltissimi yokai nascono nel tentativo di spiegare un fenomeno altrimenti inspiegabile per le persone della vita. In questo caso si sono ipotizzate due strade in particolare. O che l'Unibonzu, avendo appunto questa grossa testa completamente lucida, fosse in realtà o il guscio di una grande tartaruga che riemerge, o una grande medusa appunto che affiora dall'acqua, un mare completamente piatto, o in alternativa una spiegazione per il fenomeno allora ancora sconosciuto delle onde anomale. E le onde anomali in teoria fino al 1995 non sono state registrate. È stata registrata la prima a largo della Norvegia, l'onda di Daugner. Fino a quel momento le onde anomale erano un fenomeno che si raccontava. Quindi è facile pensare che i giapponesi dell'epoca, il loro essere lì, belli tranquilli, mare sereno, a navigarsela in tranquillità, diciamo, si trovassero all'improvviso queste onde altissime davanti, pensassero che fosse emerso qualcosa all'improvviso. Però è sempre difficile distinguere dove finisce la leggenda e dove poi effettivamente arriva la realtà. Pare addirittura che ci sia stato un caso, verso il 1970, di un peschereccio giapponese, una notizia andata anche sui giornali all'epoca, che ha pescato dal mare una creatura che non aveva mai visto, una creatura piuttosto grossa, non arrivava ovviamente ai 10 metri, che ricordava molto nelle fattezze un Unibonzu, un vero e proprio Unibonzu. E aveva appunto questa testa tonda, una pelle scura, grigliosa, questi occhi di diametro si dice di 15 cm l'uno, quindi gli occhi decisamente grandi. E ai tempi la notizia fece talmente scalpore che l'Istituto di Ricerca Oceanica Giapponese decise di stanziare dei fondi per approfondire la cosa, perché dentro di loro il pensiero era: questi stanno in mare dalla mattina alla sera, da quando sono piccoli, com'è possibile che abbia pescato una cosa che non riescono a riconoscere come un animale a cui sono abituati. Tuttavia, come c'era da aspettarsi, questa ricerca poi non ha mai dato effettivamente dei frutti veri e propri, non si è mai poi scoperto effettivamente cosa abbiamo pescato di più strano. D'altronde l'oceano è ampio, sotto sappiamo c'è di tutto. Un'altra creatura molto grande che ha terrorizzato per anni il giapponese, appunto da creare delle vere e proprie tradizioni effettive, è la Bakekujira, che è quella che vedete alle mie spalle, sotto una gigantesca balena scheletrica che, oltre già a fare abbastanza paura così, ha anche dei poteri soprannaturali. Sostanzialmente, i pescatori giapponesi all'epoca appunto vivevano in questi villaggi, in questi paesini sulla costa, e ovviamente vivevano solamente del loro pescato. E vedere che riuscire a cacciare una balena per loro era una risorsa incredibile, cioè era sostentamento per mesi, la carne poteva essere utilizzata, rivenduta, potevano sfamare il villaggio, il grasso della balena veniva usato per le candele, per le lanterne, la pelle stessa da alcuni veniva utilizzata per creare dei vestiti che fossero resistenti alle intemperie, quindi era un premio molto pregiato. E di conseguenza, appena da lontano dall'orizzonte vedevano spuntare la schiena di una balena, tutti mollavano quello che stavano facendo, saltavano sulle barche e correvano a cercare di acchiapparla. Il fatto è che i giapponesi all'epoca non andavano in giro con lo scafo, non avevano neanche le fioci, non avevano gli arpioni, andavano in giro su delle zattere. Quindi cacciare una balena in mezzo all'oceano su delle zattere, diciamo che non è proprio
una cosa che consiglierei di fare, non è un'attività da famiglie per l'estate, diciamo. Quindi già di per sé l'attività era pericolosa, ovviamente il pericolo fa nascere subito la leggenda. E la leggenda appunto in questo caso è la vacca che gira, un essere spettrale, vacche che gira, vuol dire balena, vacche che appunto si utilizza per indicare una creatura strana, quindi questa balena strana, che apparendo da lontano come una normalissima balena attirava a sé i pescatori per poi rivelare la sua vera natura, invocare a sé delle altre creature soprannaturali, dei pesci e degli uccelli soprannaturali, smuovere l'oceano, ribaltare le barche e fare in modo che i marinai venissero sostanzialmente mangiati da questo esercito di creature che si portavano dietro. Ovviamente all'epoca si credeva abbastanza, già oggi crediamo a tutto, all'epoca ancora di più. Quindi panico improvviso, c'è questa creatura che sta facendo fuori i marinai, che in realtà erano delle semplici balene che ribaltavano e le annegavano. La notizia si espande a macchia d'olio per tutto il Giappone ed espandendosi diventa realtà, diventa effettivamente una credenza a tutti gli effetti. È come se io vi dicessi che la macchina va a benzina, non è una cosa che vi devo far credere, è una cosa che per tutti è normale, per loro questa era la normalità. Così appunto si iniziò a cercare un modo per non adirare la vacca cucina, non attirare l'ira della vacca cucina, anche perché attirare una vacca cucina su un villaggio voleva dire non solo portare morte ai marinai, ma anche maledire il villaggio, carestia, incendi, i villaggi erano fatti di legno, quindi un incendio bastava per chiuderla in un colpo solo. E quindi si è iniziato praticamente a venerare le balene e una volta presa la carcassa, dato tutto il materiale che si poteva, si è iniziato a seppellire le ossa e creare delle vere e proprie tombe per le balene, alle quali i pescatori andavano a pregare. Ancora adesso in Giappone, in alcuni villaggi un po' più rurali, è possibile ammirare queste lapidi dedicate non a delle persone ma alle balene cacciate dai pescatori che venivano appunto venerate per non far avvirare la vacca cucina e non farla avvicinare poi al villaggio. E quindi è bello vedere come comunque da quella che era una credenza popolare si è creato un fenomeno così ampio che ancora oggi si può osservare. Ci sono ancora effettivamente delle tracce del passaggio di questo fenomeno. E appunto oltre a creature diciamo che girano per il Giappone, come possono essere il Kimbozu e la vacca che gira, ce ne sono anche alcune diciamo più provinciali. Il Giappone comunque è molto diviso in province, soprattutto in isole, quindi anche in credenze diverse. Alcuni di voi conosceranno il popolo indigeno del Giappone, ovvero il popolo degli Ainu, un popolo che a me affascina sempre tantissimo perché ha una cultura in alcuni punti molto lontana e in altri molto vicina a quella giapponese, come una sorta di reinterpretazione della cultura giapponese che conosciamo noi, ma che la precede, quindi non si sa bene da dove si siano originati alcuni fenomeni. Il popolo Ainu, appunto, che risiede nell'Hokkaido, l'isola più a nord del Giappone, ha a sua volta un suo yokai del mare, un suo terrore del mare, ovvero l'Akkorokamu. Da loro viene chiamato Akkorokamui, che significa letteralmente divinità che tiene la corda, probabilmente per l'aspetto di questa creatura, perché è sostanzialmente un polpo gigante e quindi questo tentacolo può ricordare appunto una divinità che tiene delle corde. Diciamo che questo polpo gigante è un po' il corrispettivo giapponese del Kraken, che molti conoscono anche nella mitologia occidentale come Kraken. E si dice che risieda nella baia di Fukuoka, quindi sempre in Hokkaido, e che abbatta e divori tutte le navi che vi passano vicino. La leggenda di questa creatura gigantesca non nasce come creatura marina, nasce come creatura delle montagne. Originariamente l'Akkorokamui aveva un altro nome, era chiamato Yaushikep, un nome molto Ainu, che praticamente era un drago. Non era un polpo, era un ragno gigante, sempre di colore rosso come l'Akkorokamui, che viveva appunto tra i monti dell'Hokkaido. Solitamente si diceva che lo Yaushikep si nutrisse di tutti quei viandanti che passavano magari curante tra le montagne e che appunto si imbattevano all'improvviso in questa creatura. Ovviamente questo era un monito per dire fate attenzione, se vi perdete in montagna succede questa cosa. Quindi
fate attenzione ai percorsi che scegliete. Ed era anche un po' modo per giustificare il fatto che effettivamente in quel tempo, in quei secoli, chi o si perdeva o aveva un incidente in montagna e non tornava a casa, c'era modo di sapere che fine avesse fatto. E quindi si diceva che fosse stato divorato da questo ragno gigante, dallo Yaushiker. Un giorno però questo ragno si stufa di stare in montagna, si stufa di aspettare che la gente arrivi da lui. Così lascia la sua tana, scende al villaggio di Rebuglie, e decide che invece di aspettare appunto delivery direttamente del cibo a casa sua, se lo va a prendere direttamente da sporto lui. Si reca sul posto, inizia a divorare un po' tutto quello che si trova davanti, è talmente grosso che nel suo muoversi crea degli scossoni che abbattono il villaggio, causano devastazioni enormi, e gli abitanti rimasti iniziano ovviamente a terrorizzarsi, perché già io ho paura di ragni normali, immagino di ragni 8 metri, e iniziano a pregare, le divinità, l'unica cosa che ormai pensano possa salvarli da questa calamità. E le divinità rispondono, la divinità del mare in particolare, replicandoli, la divinità del mare risponde, decide di fermare questa furia di Yaushikep, lo prende e lo trascina a sé in mare annegandolo. Qui Yaushikep appunto non muore, essendo una creatura comunque molto potente, ma si tramuta in qualcos'altro e si tramuta nella creatura marina, ovviamente più vicina a quello che può essere un ragno, un'altra creatura con 8 zampe, ovvero un gigantesco polpo, da cui appunto prende il nome di Atkorkani, come dicevo prima, la divinità che tiene la corda. Inizia ad avere una valenza molto, molto ambivalente, perché da un lato è una divinità che comunque deriva da questo ragno gigante che ha distrutto il villaggio, che ha causato tanta morte, tanta distruzione, quindi è una divinità imprevedibile che attacca le navi, mangia i marinai, un qualcosa di molto negativo. Dall'altro si pensa che tenendolo caldo, tra virgolette, con delle offerte, dandogli del cibo, restituendo del pescato al mare, questo possa donare molto invece agli abitanti del villaggio, come ad esempio conoscenza e aiuto con quelle che sono le cure mediche. Il polpo è un animale famoso per il fatto che ha un'ottima rigenerazione. Se un polpo perde un tentacolo, se lo può far crescere. Quindi, a logica, gli abitanti del Trebuna hanno detto ok, evidentemente se questa divinità ha queste capacità, può condividere con noi questa sua capacità di rigenerazione. Quindi tutte le persone che subivano ferite gravi, menomazioni, dovevano subire amputazioni degli arti, si recavano da alla Maglia, da Torcavoli, da Torcavoli, facevano la loro donazione e speravano che questa creatura rispondesse alla loro preghiera e li aiutasse a riprendersi. Ci sono varie spiegazioni anche in questo caso per la nascita di una leggenda così, così specifica, anche perché sempre per il discorso confine tra reale e non reale, pare ci siano stati diversi avvistamenti, anche in tempi relativamente recenti, di polpi giganteschi che vengono appunto associati alla leggenda di Atkorkani. Mi viene in mente negli anni 60 un pescatore giapponese che appunto durante una sua sessione di pesca si è imbattuto in questa specie di creatura marina color rosso fuoco. Questa è una caratteristica molto associata alla crocamo, che specie sia rosso, talmente intenso che sia talmente grande da rendere rosso il cielo e rosso il mare quando arriva in superficie. E appunto si dice che si è imbattuto in questo polpo, che lui dice essere stato di 80 metri, che appunto andava a riconfermare l'esistenza di questa strana creatura. Un paio di decenni dopo, nel 1980, un'intera nave da crociera si è trovata davanti una strana creatura dai grossi tentacoli che si dimenava nell'acqua. Diversi testimoni hanno detto di aver visto questa creatura immensa, ancora una volta che misurava più o meno 80 metri. Ci sono stati altri pescherecci che si sono imbattuti in polpi giganti che si dice avevano raggiunto anche un massimo di 100 metri. Tuttavia, nell'effettivo non si è mai riusciti ad avere delle prove fisiche, non ci sono delle foto, non ci sono, figuriamoci, dei video per le verità. È vero però che in quelle acque
vive una specie particolare di polpo che è l'Heteroctocostofleini, il polpo gigante del Pacifico, che è sì un polpo molto grosso, è un polpo molto grosso, perché anche questo è un polpo che ha una pigmentazione estremamente rossa, ma raggiunge i 5 metri, non arriva a raggiungere gli 80 metri, si dice, possa raggiungere un polpo così leggendario. E ci sono stati dei casi in cui sono stati trovati anche degli esemplari più grandi, ovviamente dall'oceano potranno uscire cose strane. Quindi ci sono stati dei casi in cui sono stati trovati dei polpi di questa specie anche più grandi, ma se parliamo di più grandi, partendo dai 5 metri, possiamo arrivare agli 8, 9, di certo non agli 80. È anche vero che in quelle acque vivono dei calamari giganti, dei calamari giganti da sempre, anche da noi, sono stati l'origine di numerose leggende. Ci sono tantissime illustrazioni di navi che vengono attaccate appunto dal famoso calamaro gigante, o appunto, come è stato trattato in diverse leggende, dal Kraken. E questi calamari giganti, che per quanto siano grossi, comunque anche questi non raggiungono gli 80 metri, possono però essere confusi da magari marinai presi dal panico, perché trovarsi davanti non è il massimo, sono animali che per vivere cacciano balene, non proprio animali insomma, gestibili. Ci sono pescatori che magari trovandosi davanti, presi dal panico, sono stati col metro a misurare quanto fossero lunghi e nell'attimo magari li hanno visti come più grandi di quelli che realmente non fossero. L'unico dubbio che hanno gli scienziati che comunque stanno studiando queste specie animali del Giappone è il fatto che queste sono specie che vivono a elevate profondità, non sono specie che si possono trovare in superficie. La giustificazione che si danno è che le correnti marine del Pacifico siano comunque costellate da acque calde che nella loro risalita possono portare appunto a galla queste gigantesche creature, motivo per cui alcuni di questi animali, le carcasse di alcuni di questi animali vengono ritrovate sulle spiagge. Tuttavia avere poi la certezza di cosa sia vero e cosa no è difficile, anche perché, appunto, come dicevo prima, dell'oceano noi conosciamo meno del 20%, dentro potrebbe esserci letteralmente qualunque cosa. Senza stare poi proprio nell'oceano, nel mare, anche le acque dei fiumi e dei laghi giapponesi non è che siano esenti da creature strane. Avrete visto anche il campo della mostra, che non l'ho ancora visto, poi lo vado a guardare, ha fatto molto bene. Ma senza stare a parlare dei campi, che forse sono già abbastanza comuni da non dover, da non necessitare di presentazioni, ci sono altre creature che si aggirano per le acque dolci del Giappone. Una tra queste è l'onamazu. Ne ho parlato anche nell'ultimo video sul canale dell'onamazu, proprio perché ha una peculiarità che vi spiegherò tra poco. L'onamazu è un pesce gatto di X tonnellate che si dice vivere nelle grotte sotterranee del Giappone. Vi spiego un attimo perché questo yokai è molto importante per i giapponesi. Il pesce gatto è un animale che vive tra l'acqua e il fango, è un animale che spesso viene ritrovato in mezzo alle acque paludose. Quindi è un animale che è un pesce che, a differenza di molti altri, è più facile da vedere anche se non si è sott'acqua. In tempi passati i contadini giapponesi, dato che il Giappone comunque ha vissuto a lungo di agricoltura, spesso si trovavano in situazioni in cui magari vicino a loro c'erano proprio dei pesci gatti. Magari c'erano dei corsi d'acqua e questi pesci gatto venivano fuori, stavano un po' sulla riva fangosa e subito prima dei terremoti, come saprete il Giappone è costantemente colpito da terremoti, più o meno grandi che siano, prima dei terremoti questi pesci gatto venivano visti dai contadini agitarsi. Questo comportamento particolare, che nella realtà è dovuto al fatto che il pesce gatto è un animale che ha una forte elettrosensibilità, è stato letto dai giapponesi come: ok, si stanno agitando, sta arrivando un terremoto, i pesci gatto sanno qualcosa. E il collegamento più logico che mi è venuto da questa illuminazione è stato che sotto il Giappone dovessero esserci dei pesci gatto enormi, giganteschi, tonnellate, metri e metri di pesci gatto, che agitandosi potevano causare dei terremoti. Quindi, secondo le leggende giapponesi, il fatto che il loro arcipelago sia così tanto colpito da sismi e da scosse è perché i pesci gatto che stanno sotto il Giappone
si agitano. So che è una credenza abbastanza difficile da seguire, ma come vi dicevo, in Giappone si tendeva a spiegare un po' tutto quello che si poteva spiegare un po' per tutto il gioco di Pokémon, cioè tutto quanto era legato a una creatura che faceva delle cose. Oltre a questo, quindi oltre a Lunamazu, che tra l'altro ancora oggi è molto importante perché sui sistemi di allarme per il terremoto giapponesi, loro hanno questo sistema che invia proprio un allarme subito prima che arrivi il sisma, fondamentale tra l'altro. Su questi sistemi di allarme loro hanno un'icona di un pesce gatto, proprio perché ancora oggi questa cosa è stata tramandata talmente a lungo che ha ancora un valore culturale. A parte Lunamazu o altri yokai che vi ho detto finora che proveranno in qualche modo a farvi fuori, ce ne sono anche di un attimino più tranquilli. Ad esempio mi viene in mente l'Iwanabonzu è uno yokai che ho scoperto molto recentemente e che mi è stato subito molto simpatico. Praticamente è una specie di salmone che cresce al punto da diventare come un essere umano, nel senso acquisisce il dono della parola, il dono del pensiero, può muoversi su due zampe, tende a scegliere di indossare dei vestiti piuttosto che girare completamente nudo. E questa è una credenza che si ricollega molto alla conferenza che tieni sempre per la mostra degli yokai dell'edizione di Monza, quando parlai dei Bakeneko. I Bakeneko appunto sono dei gatti che crescendo molto, diventando molto vecchi, si tramutano in qualcos'altro, acquisiscono il dono della parola, possono stare sulle zampe, diventano molto grandi e iniziano a ragionare come esseri umani. Stessa cosa succede per gli Iwanabonzu. L'Iwanabonzu è uno yokai di base buono, non è uno yokai che cerca di attaccarvi, anche perché essere attaccati da un salmone vestito da monaco è un qualcosa che a me non terrorizzerebbe particolarmente. Sostanzialmente c'è una leggenda legata a queste creature che vi fa capire un attimo la loro indole e cosa tendono a fare. In tempi antichi c'era un'usanza tra i giapponesi, quella di pescare avvelenando il fiume con peperoncino giapponese, questa sostanza molto piccante che stordiva i pesci, li faceva venire a galla e li rendeva praticamente, li metteva alla mercé di tutti i pescatori. Ovviamente era una tecnica molto condannata perché causava dei danni a tutta la fauna del fiume, spesso si vedeva a uccidere i pesci di quelli che realmente servissero e di conseguenza si toglieva del cibo poi eventuali altri pescatori che sarebbero andati al fiume a pescare. E appunto questa leggenda vuole che nella prefettura di Gifu due pescatori stessero proprio pescando utilizzando questa tecnica maledetta. Mentre stavano riempiendo le loro ceste di pesci, molti dei quali probabilmente avrebbero venduto, neanche mangiato, avrebbero provato a lucrare su questa cosa, a loro si avvicinò un monaco, in pieno stile giapponese, monaco con la forma unica, il cappellone largo, il bastone da monaco. Questo monaco si avvicinò a loro e gli disse: la dovete smettere. Questi, giustamente non avendolo mai visto prima, insistettero sul fatto che invece a loro serviva quel pesce, sia per mangiare, sia per fare dei soldi, insomma, insistevano sul fatto che volevano continuare con questo metodo. Dopo un acceso dibattito, alla fine il monaco riuscì a convincerli nel cessare questa pratica. Quindi ci fu questo momento di riconciliazione, tutti allegri, a bere, a mangiare, i pescatori gli offrirono addirittura del dango per fare pace con lui, per essersi rifiutati inizialmente di ascoltarlo. Questo li mangiò contento e abbastanza ubriaco si allontanò. I pescatori, tempo 5 minuti, ricominciarono a gettare il peperoncino al fiume, come se niente fosse accaduto. Iniziarono a gettare il peperoncino nel fiume, continuarono a gettarne sempre di più, ormai niente poteva fermarli, forse erano in preda all'arco, comunque continuavano a tirare su pesci ben più di quanti potessero trasportarne. A un certo punto, dall'acqua, emerse un pesce gigantesco, mai visto prima, di circa 2 metri di lunghezza, e visto questo pesce, il pescatore ovviamente ferma tutto qua, ce lo dobbiamo portare a casa per forza. Iniziarono a gettare 7 piaghe di peperoncino nel fiume, lo stesero, lo tirarono fuori e lo portarono al villaggio. Si fece festa grande, mai visto una cattura del genere, mai visto un pesce del genere, tutti potevano mangiare, quindi una festa generale nel villaggio.
si preparò il banchetto, si prepararono gli alcolici, si mise il pesce sul tavolo e il pesce venne aperto. Quando i due pescatori aprirono la pancia di questo pesce, videro cadere fuori i Dango. E lì capirono che quello che avevano ucciso era il monaco che era andato a fermarlo. Da quel momento smisero di mangiare pesce. Quindi Riwanaboku è uno dei pochi yokai che nel suo tentare di insegnare qualcosa agli umani ci muore poco. Perché gli altri yokai di solito invece finiscono sempre per far fuori qualcuno. Riwanaboku mi sta simpatico proprio perché è l'unico che alla fine della sua leggenda riesce a uccidere qualcuno e paga di suo, è morto con pirla e quindi questa leggenda mi è rimasta a cuore. Un'altra leggenda, sempre legata invece a pesci d'acqua dolce non malvagi, è quella di Tomoe, un'altra leggenda che ho scoperto abbastanza recentemente che mi ha colpito molto, perché prende una piega abbastanza inaspettata. Cosa succede? Praticamente questo uomo, questo pescatore di nome Naisuke, tutti i giorni si recava allo stagno per pescare quello che gli serviva per andare avanti con la sua vita. Un giorno, durante questa sessione di pesca, si imbatté in una carpacoi incredibilmente bella. Rimase abbagliato dalla bellezza di questa carpacoi. Queste squame bianche, perlacee, con un po' macchiata di arancione, insomma, un pesce veramente bello, soprattutto per qualcuno che è abituato a vivere in pesca e stare a contatto con questi animali, un pesce fuori dal comune. In particolare questo pesce presentava una caratteristica, aveva una squama sulla fronte a forma di tomoe, a forma di questa virgola che è utilizzata nella calligrafia giapponese. Quindi immediatamente la pescò, provò a portarla al mercato e a venderla, ma stranamente non ci riuscì. Nonostante questo pesce fosse così bello, non riuscì a venderlo al mercato, ci provò per diversi giorni. Quando alla fine si arrese e decise di tenerla con sé. La mise nello stagno di casa sua, a volte avrete visto anche in opere come anime manga, il classico stagno di carpe koi sorprendere delle case giapponesi, la mise nel suo stagno e da lì iniziò ad allevarla come un animale domestico. Passarono degli anni, Tomoe si affezionò molto, Tomoe appunto prese il nome da questa virgola che aveva sulla fronte, si affezionò molto a Naisuke e iniziò quasi a rispondere al richiamo come fosse un essere umano. Quando lui le parlava gli sembrava quasi di essere compreso. E si affezionò molto a questa carpa, forse un po' troppo, perché quando questa carpa crebbe decise di condividere il letto con lei. Una cosa che non mi aspettavo quando leggevo questa leggenda. E inizialmente pensavo solo per dormire, ma poi arriveremo al resto. Passato un altro po' di tempo, Naisuke, uomo comunque solo che non poteva continuare ovviamente a trattenere una relazione con un pesce, conobbe una donna nubile del villaggio, della quale si innamorò, i due si sposarono e questa donna andò a convivere con Naisuke nella stessa casa in cui appunto c'era lo stagno di Tomoe. Tomoe non l'ha preso bene. Una notte, mentre Naisuke era allo stagno a pescare, Tomoe si tramutò in una donna bellissima, con indosso un kimono azzurro, con questo motivo a onde, molto simile appunto alle onde di Okusai, e entrò in casa dalla moglie e disse: "Senti, io e lui siamo avanti, stiamo insieme da un bel pezzo, è il caso che forse fai le valigie e te ne vai, se no, entro 3 giorni faccio arrivare uno tsunami sulla casa e vediamo di risolverla in questo modo." E allora, niente, Naisuke tornò a casa, la moglie è terrorizzata di questa cosa, disse: "Guarda, è rientrata questa ragazza qua, ha detto appunto che se non me ne vado morirò, che la casa verrà distrutta, e tra le altre cose ha aggiunto anche che aspetto un bambino da te." Naisuke, non avendo mai avuto rapporti con altre donne fuori di lei, con pesci sì, con donne no, non credette a questa storia, rimase un attimino spiazzato, così. Il giorno dopo, in tutta tranquillità, ignorò la faccenda e andò allo stagno a pescare. Mentre stava pescando, all'improvviso, le alghe davanti a lui si diradarono e un enorme carpacoi saltò sulla barca, rigettando al suo interno un neonato dalle fattezze di pesce, no?
misto strano, però quello che in teoria era suo figlio. Quindi Naiso, che tornò a casa, vide che Tomo era sparita dal suo stagno e capì che appunto Tomoe era la donna che era scomparsa a suo modo di nascere. Questa era una storia che veniva utilizzata dai giapponesi come monito per non affezionarsi troppo ai propri animali domestici. Come dicevo prima, anche nella storia di Bakemiko, affezionarsi troppo ai propri animali domestici porta alla nascita di creature malvagie, creature demoniache. Anche in questo caso, questa storia dice non affezionate ai vostri animali domestici e non andateci a letto, ma non credo che questo andasse poi specificato. Oltre a queste creature, che sono, diciamo, quelle del folklore un po' classico giapponese, sono creature comunque che si ritrovano in storie abbastanza antiche di secoli, anche recentemente è comparsa un'altra creatura nel folklore giapponese, si aggiorna, ci sono degli update, mettono delle patch al folklore giapponese anche adesso, in cui si riscono dei nuovi yokai. E ce n'è uno in particolare che, più che rientrare nella sezione yokai, rientra nella criptozoologia, perché viene ricercato anche da diversi studiosi di oceanografia. Prima di arrivarci, partiamo da una creatura che farà un po' da ponte per arrivarci tra il folklore nipponico e quella che poi è la criptozoologia. Il Niyo è la versione giapponese della sirena o del tritone occidentale. Voi vi immaginate, meno male se vi dico sirena, vi immaginate la sirenetta, quindi la bella ragazza con la coda di pesce, i capelli lunghi. Il Niyo giapponese, diciamo che non è propriamente il tipo di bellezza canonica che potreste immaginare. Ha un corpo squamoso, la coda di pesce rimane, ha una parte superiore del corpo molto squamosa, abbastanza deforme, dita lunghe e artigliate alle mani, una faccia che ricorda più quella di una scimmia che quella di una persona, non hanno capelli, insomma, è brutto, cioè veramente brutto. Cioè, se non fa paura per la leggenda, fa anche un po' schifo solo a vederlo. E in India è comparso in molte leggende giapponesi, proprio appunto come corrispettivo della nostra sirenetta. Anzi, addirittura quando il Giappone si è aperto alla cultura occidentale, l'inserimento delle sirene, l'arrivo delle leggende delle sirene in Giappone hanno fatto sì che il Niyo ottenesse ancora più fama. E il Niyo viene visto in due modi: o come creatura che causa sciagure, quindi tempeste, catastrofi, malattie, che per quanto è brutto sinceramente ci può stare, o che può portare vita eterna se mangiato. Anche qui c'è una leggenda, praticamente questi pescatori che raccolgono questo strano pesce dal mare, non sanno cosa sia un niyo, lo portano al villaggio per cucinarlo. Uno dei commensali, diciamo, si affaccia alla cucina e nota che questo pesce ha una faccia quasi umana, più da scimmia, ma quasi umana, c'è qualcosa di strano. Quindi torna dagli altri e dice: raga, forse non è il caso, quindi mangiamo sta roba qua, io magari fate finta di niente, ve la mettete in tasca e poi la buttate via appena usciamo. Così fanno tutti quanti. Gli arriva la carne, appena c'è un attimo di distrazione, se la intascano e tutti quanti la buttano una volta usciti da questa cena. Tranne una persona. Una persona che esce da questa cena incredibilmente ubriaca, che arriva a casa sua da sua figlia piccola, che lo vede rientrare con questa carne pregiata, questo pesce pregiato, e gli chiede se può averlo in dono. L'uomo ubriaco ovviamente non sta pensando al pesce con la faccia da scimmia e dice: non ti preoccupare, mangia pure. Tempo di riprendersi dalla sgronza e accorgersi di quello che ha fatto, ormai è troppo tardi, la bambina ha ingerito la carne di Niyo. Questa bambina cresce, arriva all'età del matrimonio, si sposa con un uomo, dopodiché smette di invecchiare, subentra l'immortalità donata donata dalla carne del Niyo. Il marito inizia a invecchiare, il marito invecchia sempre di più, finché non viene a mancare. Lei rimane da sola, ha sempre l'età di quando si è sposata, e a quel punto decide di diventare una monaca. Era troppo innamorata del marito, non vuole cercare un'altra persona, diventa monaca, inizia a viaggiare per il paese,
inizia a fare del bene per tutto il Giappone, finché a un certo punto non torna al suo villaggio e muore all'età di 800 anni. Perché avevo parlato del Ninjo prima di parlarvi di questa creatura? Perché la creatura con cui vorrei chiudere questo discorso è il Ningen. Ningen letteralmente significa umano, e associato alla creatura marina è già abbastanza strano di per sé, perché se già il Ningyo è una creatura marina con fattezze simili umane, tant'è che appunto Ningyo deriva dall'unione delle parole uomo e pesce, Ningen allora deve sembrare ancora più umano. Sostanzialmente nel 2007 è spuntato un thread su un forum giapponese, Tuchannel, che è un forum estremamente utilizzato in Giappone, si discute letteralmente di qualsiasi cosa su questo forum. In questo post l'autore, identità non meglio identificata, sosteneva di essere un ex marinaio facente parte di un'operazione del governo giapponese, finanziata dal governo giapponese, di ricerca sulle balene. Quindi lavorava sulle navi per fare ricerca sulle balene. Durante una di queste missioni, avvenuta negli anni 70-80-90, pare che a un certo punto, durante la navigazione, mentre l'uomo si trovava sotto coperta, un gran tramonto abbia fatto correre tutti gli uomini sulla nave sopra coperta per vedere qualcosa fuori bordo. Ovviamente l'uomo, vedendo questo panico, si sarebbe unito subito a loro per vedere appunto cosa avesse causato questo trambusto. E quello che vide in lontananza era una sagoma che ricordava molto un sottomarino. Avvicinandosi con la nave, tutti quanti si resero conto che quella non era una struttura subacquea metallica, ma era una creatura viva e vegeta di 20-30 metri circa, che stava nuotando placidamente nel mare, una creatura dalla pelle completamente bianca, una creatura che non avevano mai visto prima. Dopo pochi secondi la creatura si inabissò, probabilmente spaventata dalla presenza della nave, e non tornò più a galla. Durante questa operazione furono fatte delle fotografie. Queste fotografie, secondo lo user che ha pubblicato questa storia, sono state requisite dal governo giapponese per non intaccare la fama di questa baleniera. Peccato che poi alla fine del 2007, verso novembre, siano saltate fuori magicamente e siano state pubblicate online. E in queste foto si poteva vedere una creatura enorme, appunto 20-30 metri, pelle completamente bianca, coda di balena, ma torso e testa molto simile a quelli di un essere umano. Una specie di sirena, ma mischiata a una balena. Praticamente presentava una testa molto distinguibile dal corpo, due lunghe braccia, con tanto di dita in fondo a queste braccia, e gli unici tratti caratteristici del viso erano due grandi occhi, simili a quelli di un rivolto, ma molto più spenti, e una grande bocca che prendeva la faccia da lato a lato. Iniziarono a girare ovviamente notizie in tutto il mondo, addirittura una rivista giapponese molto famosa in patria, che si occupa di paranormale, si occupò della faccenda pubblicando un articolo intero in cui ne parlava. Iniziarono ad arrivare testimonianze di altri pescatori di altri mari, di altre nazioni, che sostenevano di aver visto anche loro questa creatura stranissima. E ovviamente l'opinione pubblica iniziò un attimo a smuoversi, dire: no, aspetta, fatemi capire cosa sta succedendo. Saltarono fuori anche dei video su YouTube in cui si vedevano, due video in particolare, in cui si vedevano queste creature giganti a girarsi appunto per il mare molto tranquillamente, nuotando molto lentamente, ma appunto con questo aspetto spaventoso di esseri umani mischiati a balene. Al che panico generale, ovviamente, come si fa di solito, si iniziano a cercare delle spiegazioni plausibili. E l'unica spiegazione plausibile che è venuta fuori è che, essendo queste creature riportate come notturne, perché sono state avvistate sempre cui la luce del sole ormai era passata, queste possono essere confuse con qualcos'altro, perché sappiamo che il mare di notte ovviamente è praticamente impraticabile. Ed essendo che queste creature sono comparse molto spesso nelle zone dell'Antartico, si presume
che queste possano essere delle illusioni ottiche create dagli iceberg nel mare di notte. Anche qui continuano a uscire testimonianze, ancora adesso stanno continuando a uscire video in merito. Ci sono numerose contraddizioni. C'è gente che sostiene fermamente di essere convinta che questa strana creatura esista, che il mare, appunto, con l'oceano è talmente vasto che tutto può essere a questo punto. Addirittura c'è chi è amante delle teorie del complotto e dice che il governo giapponese per qualche motivo li sta nascondendo. Cosa non vedo il motivo, però no. Dall'altro lato c'è chi invece dice: sì, ok, però se sono creature così grosse e girano per il mare, non è possibile che in secoli di illustrazioni di navigatori non siano mai comparsi. Quindi c'è questo continuo dibattito che continua ad andare avanti, che secondo me riassume un po' quello che è tutto il dibattito sull'ambito del folklore giapponese. Quindi tutto il discorso di crederci, non crederci, in cosa credere, in cosa non credere. Spesso sento persone che, sentendo le leggende appunto sui videocari, dicono: sì, vabbè, ma come fai a crederci? Alla fine, se ci pensiamo, ci sono tantissime persone anche da noi che credono a fantasmi, alieni, tutte cose che ognuno è libero di credere o meno, ma che non sono così diverse da quello che ci porta al folklore giapponese. Quindi è anche per questo che nel tempo mi ha appassionato così tanto questa faccenda, perché ci sono alcune di queste leggende che poi, andando a scavare, è saltato fuori che avevano fondamento nella realtà. Niente di soprannaturale, ma è comunque sempre bello trovare una spiegazione a quello che non riusciamo a spiegare. Questa era un po' una panoramica degli yokai del mare, dei cosiddetti ayakashi, appunto le creature strane del mare. E spero che vi abbia interessato, spero di avervi fatto scoprire qualche creatura che magari non conoscevate, ho citato alcune poco comuni apposta per nella speranza di farvele scoprire, e se non avete ancora visto la mostra, godetela. Per il resto, grazie mille per avermi ascoltato.